Ma la Chiesa è anche altro. Tantissimi i religiosi che del nazismo sono vittime. La Polonia è la nazione più perseguitata. 6 i vescovi uccisi, 1932 preti, 580 religiosi, 113 chierici, 289 religiose. Le notizie filtrano anche in Italia. L'Istituto Luce, per rassicurare i fedeli, fa circolare un cinegiornale dove si mostrano soldati tedeschi che vanno a pregare nelle chiese di Varsavia. Il presunto bombardamento aereo del santuario di Częstochowa, celebre in tutta la Polonia per le sue icone miracolose, che viceversa, come si vede, è intatto e anzi meta di numerosi soldati tedeschi di religione cattolica. Tanti i martiri sconosciuti, un esempio per tutti. Padre Otto Neururer è deportato a Dachau per aver celebrato un matrimonio misto non ariano. Poi è messo a morte per aver insegnato catechismo a un compagno di lager. È crocefisso a testa in giù per 36 ore. Poi, finalmente, rende l'anima a Dio. Padre Massimiliano Kolbe è frate francescano polacco. Qui lo vediamo in straordinarie immagini girate poco prima del suo martirio. È deportato ad Auschwitz, blocco 13, numero 16670. Chiede di prendere il posto di un condannato, padre di famiglia, nella cella della morte. Una botola sottoterra, nudi, senza cibo, senza acqua, senza luce. 2 settimane, poi la fine. Quando aprono la cella, una guardia così lo descrive. La sua intera persona sembrava essere in uno stato di estasi. Non dimenticherò mai quella scena finché vivrò. E accanto ai martiri ci sono anche i giusti, come Monsignor Angelo Rotta, che fa evacuare migliaia di profughi ebrei dalla Romania, o Monsignor Roncalli, che a Istanbul aiuta i convogli di fuggitivi organizzati dalla Jewish Agency. E poi ci sono le suore, che nelle scuole di Assisi nascondono i bambini ebrei. Ci sono 155 istituti religiosi che nella sola Roma hanno nascosto più di 4.000 ebrei. Ci sono 15 sacerdoti insigniti del titolo di giusto tra le nazioni. Intanto la storia continua il suo cammino, ineluttabile. 19 luglio 1943, è un lunedì caldo, afoso. 11 e 10 del mattino, 500 Liberator, le fortezze volanti americane, rombano minacciose su Roma. Quattro incursioni, quattro bombardamenti, 1200 tonnellate di esplosivo. Obiettivo strategico, lo scalo ferroviario di San Lorenzo. L'inferno cessa alle 2 del pomeriggio. Pio XII, poco dopo le 4 del pomeriggio, lascia il Vaticano per San Lorenzo. Preleva tutto il denaro contante disponibile, lo distribuirà agli sfollati. Dappertutto migliaia di manifestini lanciati dagli aerei americani. C'è scritto: volete morire per Mussolini o vivere per l'Italia e la civiltà? Si inginocchia e intona il De Profundis. Torna in Vaticano dopo le 8 di sera. Solo allora, dicono, si accorge che la veste bianca è macchiata di sangue. Settembre. Vittorio Emanuele III e tutti gli eredi della Casa Savoia si mettono al sicuro e si trasferiscono a Brindisi. L'esercito italiano è privo di ordini. La città eterna è militarmente occupata dalle truppe tedesche. Pomeriggio del 13 settembre 1943. Una pattuglia di soldati è posta di sentinella in piazza San Pietro.
La pattuglia si arresta, per ora, davanti a una lunga striscia bianca, il confine tra l'Italia e la città del Vaticano. Mussolini, liberato da Hitler, riorganizza i fedelissimi a Salò. Chiede alla Santa Sede di riconoscere la neonata Repubblica Sociale. Pio XII risponde seccamente. I patti lateranensi non sono stati sottoscritti con Mussolini, ma con lo Stato italiano. E quello Stato, ora, è legittimamente insediato a sud di Roma. Una storia di oro e sangue sotto le finestre del Vicario di Cristo. 25 settembre 1943. Il maggiore delle SS, Herbert Kappler, impone alla comunità ebraica una taglia di 50 kg d'oro da pagare entro 36 ore, pena alla deportazione e la morte certa. Pio XII è pronto a dare un contributo, ma non sarà necessario. La comunità ebraica ha messo insieme tutto l'oro richiesto. Delle note ufficiose, i tedeschi sanno che il Vaticano dà asilo e rifugio a ebrei e fuoriusciti. Numerosi sono gli ebrei nascosti a San Callisto, all'isola Tiberina, negli scantinati di Santa Maria in Trastevere, a San Paolo fuori le mura, in tante chiese, canoniche e conventi. In quegli stessi giorni, a San Giovanni in Laterano, a poche centinaia di metri da via Tasso, sede del quartier generale di Kappler, sono nascosti gli antifascisti Nenni, Saragat, Bonomi, Ruini, Antonio Segni, De Gasperi. Hitler dice: «Noi staneremo quel branco di porci in Vaticano, poi faremo sempre in tempo a chiedere scusa». Convoca il generale Wolf, comandante supremo delle SS in Italia. Dopo la rottura dell'alleanza da parte dell'Italia, fui convocato al quartier generale di Hitler. In quell'occasione il Führer mi ordinò di procedere all'occupazione del Vaticano. «Il Papa e i cardinali della Curia devono essere tutti deportati in Germania», mi disse. Poi aggiunse che dovevo trafugare anche gli oggetti artistici e i documenti degli archivi. Hitler era molto adirato. Era convinto che il Vaticano avesse tramato per provocare la caduta del fascismo e voleva vendicarsi arrestando il pontefice. Prima di tutto mi recai da Himmler, che come comandante dell'SS era mio diretto superiore. Himmler mi suggerì di muovermi con cautela. Era soprattutto preoccupato che non andassero distrutti durante l'azione certi scritti runici conservati in Vaticano e da lui definiti testimonianze dell'antico credo germanico. Almeno per il momento, il rapimento del Papa è rimandato. Ma Pio XII sa di essere un sorvegliato speciale. Prepara una lettera di dimissioni. La userà quando le SS oltrepasseranno quella linea bianca. Dà licenza poi ai membri del Sacro Collegio di allontanarsi da Roma e mettersi al sicuro. Ma lui, Eugenio, principe Pacelli, 260° successore di Pietro, vicario di Cristo in terra, non fuggirà. Sono mesi cupi, per tutti. E lui, il principe, non vuole privilegi. Raccontano che moltiplica le penitenze, mangia pochissimo, dà disposizione di non riscaldare il proprio appartamento, fa rammendare i risvolti sdruciti della veste. Per risparmiare la carta, scrive le tracce dei suoi discorsi sul retro delle buste usate. Nell'inverno del 44, il Vaticano distribuisce 100.000 minestre al giorno. A Castel Gandolfo trovano asilo quasi 15.000 tra sfollati e rifugiati. Nella stessa canonica di San Pietro si nascondono centinaia di ricercati. Tra loro anche 40 ebrei. Per giustificare tanta gente, il Papa ricorre allo stratagemma di arruolare i rifugiati nel corpo della Guardia Palatina, i cui soldati, in pochi mesi, arrivano a ben 4.000 unità. Prima della guerra erano solo 400. Questa la strana guerra e lo strano esercito di Papa Pacelli.
Intanto, gli alleati avanzano verso Roma. I tedeschi hanno già minato i ponti sul Tevere. Alla fine di maggio, Pio XII afferma: chiunque osi levare la mano contro Roma si macchierà di matricidio. È l'ultimo difensore di Roma. Lo chiamano Defensor Civitatis. Chiede al generale Wolf di risparmiare la città eterna. Questo il ricordo del colonnello Dolman. E io sono andato fino all'anticamera. L'anticamera ha lasciato entrare da solo e lui è rimasto un'ora e mezzo quasi, sostanzialmente da solo sul letto. Probabilmente presento padre Pfeffer. E poi è uscito, ha detto che lui ha parlato lunghissimamente della possibilità di salvare Roma dalla distruzione andando via le truppe tedesche, no?